Se è successo doveva essere, lo è stato sotto ogni punto di vista, ed il merito va diviso equamente fra docenti e studenti e chi con grande impegno e generosità ha fatto in modo che la seconda notte nazionale dei licei classici ripetesse la prima storica edizione, in cui il singolo visitatore viene immerso in un viaggio nel passato, fra storia ed antichità, senza dimenticare riferimenti ai giorni nostri, con un unico obiettivo, salvaguardare la cultura italiana. E così è stato al liceo classico Zingarelli, nelle immagini che vedete, un progetto a livello nazionale partito dal liceo Golli Pennisi di Acireale. Una rete a livello nazionale costituita da più di 230 licei classici, uniti dalla passione per gli studi, ma anche dalla costituzione, e lo chiederanno, di una rete nazionale presso il Ministero che possa, attraverso la condivisione e la diffusione di buone pratiche, percorsi significativi di sperimentazione metodologica innovativa. Sono stati tanti gli eventi che hanno circondato l'evento al liceo classico Fantino. Dal mito di Ulisse, passando per Leonardo, reinventando il TG delle Scienze, la Divina Commedia con Dante, Cartesio, mostre fotografiche, viaggi nello spazio, il Memorial di Volley. Importanti presenze dal provveditore agli studi di Intillo, che si dice soddisfatto. La scuola con queste iniziative sa farsi valere al primo cittadino, Franco Metta, orgoglioso di come la nostra città sa esprimere le sue eccellenze giovanili e di ragazzi davvero talentuosi. Ce ne